24 gennaio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Salmo 22,11. Dio nostro aiuto. Il salmista Davide ci porta ad una considerazione che spesso riguarda anche noi. Invochiamo soccorso da Dio, ma non avendo risposta immediata, concludiamo che Dio ci ha abbandonato. Forse il grido non è proprio di sfiducia, è solo un grido di dolore, ma comunque un indice che qualcosa ci manca, che qualcosa è venuto meno e che dobbiamo comunque porvi rimedio. Sentiamo il nostro Dio lontano. Preghiamo e Lui non ci risponde. Gli facciamo delle richieste e Lui è lontano da noi. Ma è proprio così. Dio è padre d'amico. Colui che ci consola in ogni momento, anche quando sembra che sia lontano. Egli sta operando nella nostra vita in una maniera a noi sconosciuta. Romani 8,28. Il credente deve avere fiducia del suo grande amico. Gesù disse: abbiate fiducia in Dio e in me. Giovanni 14,1. Egli opera in tutte le cose per il nostro bene. Se siamo convinti di questo, non potremo mai essere delusi e in ogni cosa renderemo grazie a Dio per quello che ci ha dato, ci dà e ci darà.